Consigliere Paolo De Roberto, un'iniziativa molto importante, quella che mette in rete territorio, amministrazione comunale, Università di Salerno, con tantissimi giovani universitari e non solo, dove si discute di nuove applicazioni, nuove tecnologie, ci sono anche 12 app in gara, quindi una vera e propria competizione. Sì, siamo alla quinta edizione di questa competizione, sono 2 anni che è ospitata all'interno del Comune di Salerno, l'Università scende come fa spesso e come fa spesso proprio il Dipartimento di Informatica sul territorio e porta le proprie competenze, le proprie eccellenze, in questo caso rappresentate dai nostri giovani. In sfida 12 app, molte delle quali utili proprio alla pubblica amministrazione, l'iniziativa è sotto la direzione scientifica della professoressa francese che è stata l'ideatrice, della professoressa Tortora, e speriamo che sia uno dei tanti progetti proficui che la nostra università, anzi sono sicuro di questa, porta avanti per i nostri giovani, per farne conoscere le potenzialità, per avvicinarli al mondo delle imprese e al mondo del lavoro. Ma non c'è solo questo orientamento in uscita, c'è anche un orientamento in entrata per gli studenti degli istituti superiori del nostro territorio. Oggi qui sono presenti molte scuole, proprio perché è importante creare questo trade union, questa unione tra università, scuola, territorio e imprese. Crediamo in questa tipologia di sviluppo, in questa tipologia di crescita, per evitare questa famosa fuga dei cervelli che invece assolutamente per il settore informatico è solamente un'opportunità. Andare fuori diventa solamente un momento di crescita, ma è possibile ed è concreta il ritorno e la possibilità di lavorare qui al sud. Come diceva quindi anche il sindaco Napoli nel corso di un suo intervento, iniziative come queste possono incentivare ancora di più l'idea di Salerno capitale dell'innovazione. Questo è il nostro auspicio, ci abbiamo tutte le potenzialità, il Dipartimento di Informatica è un dipartimento d'eccellenza, il solo riconosciuto al sud nell'ambito informatico, le competenze ci sono, le strutture sul territorio ci sono, il sindaco ricordava la presenza di Palazzo dell'Innovazione, ricordo io che abbiamo 2 laboratori di informatica presso Palazzo Genovese, un altro palazzo storico del nostro territorio. Quindi l'università è presente, c'è ed è vicina al territorio. Ci sono, diciamo, giusti elementi per costruire una città dell'innovazione digitale.